Allora, oggi un veloce riscaldamento per il Pilates e poi facciamo un po' di esercizi a terra. Inspiro, espiro, in, es, in, ritorno, piedi paralleli, larghi quanto il nostro bacino, stringo bene il mio ombelico verso la colonna come se fosse aspirato, sblocco le ginocchia, mantengo le braccia lunghe lungo il corpo e parto, inspiro ed espiro, piccole circonvoluzioni delle spalle, pensando di infilare la punta delle scapole nella tasca dei pantaloni. Ancora uno e cambio. Uno e l'ultimo, ok, capo, flex, ritorno, ricordandosi sempre, non lo sto a spiegare, che tutte le volte che la testa sale dovete immaginare che qualcosa vi porti verso l'alto e quindi le vostre vertebrine si staccano una dall'altra respirando, respirano fra i dischi intervertebrali. Flessione laterale, quindi orecchio verso spalla senza muovere le spalle, sentire stirare leggermente lo sternocleidomastoideo ma senza tirare eccessivamente. Ancora due, sempre fuori l'aria, quando mi muovo torno al centro, allungo, inspiro, pensando sempre che con la testa voglio disegnare un arco sempre più ampio e mi torno al centro, ok. Braccia fuori, tengo la posizione, allungo bene le braccia come se volessi spingere via due pareti, due porte scorrevoli, senza andare indietro, rimango sull'allungamento della mia vista, continuo a inspirare, tengo bene dentro l'addome, ginocchia sbloccate e in, es, non irrigidite, in, es, in, es, in, es, in, torno e fuori, torno. Non dovete muovere il bacino mentre vi muovete, ma mantenere ferme le creste iliache sempre puntate in avanti. Adesso vi faccio un esempio, questo. Non si devono muovere qui, ok? Parto solo con la parte superiore e attenzione a non muovere le braccia quando fate la torsione del busto. Scusate, ma sono leggermente allergica. Ancora. E vado. Inspiro, scendo, schiena dritta. Inspiro, scendo. Sempre spalle basse quando porto le braccia in alto, quindi attenzione a non fare queste, le spalle sono sempre lontane dalle nostre orecchie e leggera circonduzione piccola, vado, inspiro e stop, inspiro, stop, inspiro, inspiro e torno, mi metto nella posizione laterale così mi vedete, passo dietro lungo, spingo il tallone verso il basso, allungo le braccia lungo il prolungamento della gamba, tallone a terra, una unica linea che va da spalla, bacino, ginocchio, caviglia e in, spalle basse, inspiro ed espiro. Inspiro, tenete sempre il vostro cuore, espiro, inspiro, torno, braccia fuori, rotazione, mantengo la posizione, non scendete con il busto, inspiro, espiro, ritorno, là, salgo, ripeto dalla parte opposta, spingo, tallone a terra, in linea, spalla, busto,
mantengo e in es. Se vedete, io oggi ho le scarpe da ginnastica perché sono sul tetto dei garage di casa mia e non è propriamente pulito, quindi non ho voluto lavorare scalza. Ma se siete in casa, consiglio di lavorare a piedi nudi o coi calzini. Porto le braccia fuori, vado dalla parte opposta, mantengo la posizione, in, es, ritorno. E adesso eseguiamo il roll up, il down e il roll up. Inspiro e ginocchia sbloccate, sempre dentro l'ombelico, non fate uscire l'addome. Inspiro e riparto, lasciate sempre la testa ben rilassata, ok? Non guardate le dita. Inspiro e riparto. Quando risalite, quando mi muovo, butto fuori l'aria, sempre le ginocchia sbloccate, arrivate dove potete, ritorno e allungo. Adesso io continuo a ripeterlo facendo degli errori. Allora, questo è scorretto, la testa non va qua ma va sempre qua, non si guardano mai le proprie mani, non si spinge con le mani verso il pavimento pur di toccarlo, risalgo, non porto le spalle in alto, ma le spalle salgono perché è salito il busto. Ancora inspiro, scendo. Se non arrivate oltre, ok, però potete anche piegare le gambe e arrivare, ok? Inspiro e srotolo. Quando mi muovo butto sempre fuori l'aria. L'ultimo, inspiro, penso sempre all'alto. Penso di appoggiarmi su una balaustra e lasciarmi andare. Inspiro, risalgo. Sentite proprio tutte le vertebre che si snocciolano una dopo l'altra. Tallone a perpendicolo col ginocchio. Larghezza delle ginocchia e dei piedi più o meno largo quanto le ossa del nostro bacino. Quindi non esagerate, non tenete i piedi uniti. Okay. Almeno 15 cm. Porto le braccia lungo il corpo, cerco di sentire guardando verso l'alto, verso avanti, scusate, come si appoggia la nostra schiena. Zona lombare con il nostro neutro, okay, che è la nostra curva neutra lombare naturale, e da questa posizione io sentirò che ho i piedi appoggiati, il bacino, una curva lordotica, la zona lombare, la zona toracica e dorsale ben appoggiata, con le scapole ben aperte e appoggiate sulle sole, sul pavimento. Braccia lungo il corpo, spalle basse, come se le mie mani volessero camminare verso i talloni. Collo allungato, come se mi avessero tirato per i capelli, non in iperestensione. Se avete una posizione di questo tipo, appoggiate qualcosa sotto la testa che non sia una vostra mano, ma magari una felpa piegata, un piccolo cuscino per aiutarvi, in modo da non stare in questa posizione, ma neanche in questa, ok? Bene, da questa posizione lasciate il tratto cervicale allungato, cerchiamo di aprire bene i diametri del torace. Inspiro e porto la zona lombare a contatto col pavimento. Inspiro e come se ancora inspiro, il mio dito premesse sul bottone dell'ombelico. Ancora inspiro e inspiro e mi fermo. Torno in posizione neutra, quindi nella mia posizione naturale, attivo fortemente il mio core, che vuol dire che i miei muscoli addominali di tutte le posizioni e i lombari fissano la posizione del bacino, quindi non devo più muovere il bacino in questa maniera, e da qui semplicemente
eseguo il movimento della seggiolina. 1, 2, 3 e 4. Fuori l'aria quando salgo, dentro l'aria quando scendo. Continuo questo movimento facendo presente che il ginocchio non deve muoversi, quindi non è distendo, distendo e piego, ma è salgo 40, 90 gradi, 90 gradi, ritorno a 90 gradi, ritorno. Quindi il ginocchio si blocca e sale in modo tale che la coscia arrivi perpendicolare al bacino. Ok? In questa maniera tutto il tratto addominale sta lavorando. Fate attenzione che il vostro bacino non si segua il movimento, quindi non si archi eccessivamente. Deve rimanere nella posizione fissa. Là, sempre fuori l'aria quando salgo e scendo, mi fermo. Ok, questo esercizio adesso lo eseguiamo partendo con l'arto opposto. Quindi vado, vado, torno, torno. La punta dei piedi non è rigorosamente stesa, ma ricordatevi sempre che i piedi non sono a martello in questo caso, ma sono in posizione naturale e il sollevamento delle gambe fa sì che l'addome lavori. Ok? Ancora, vado, vado e ancora uno, vado, vado e mi fermo. Bene. La posizione della seggiolina adesso la manteniamo, quindi salgo, mantengo la posizione, già qui sento tensione addominale e lavoro con le braccia. Inspiro, espiro. Le braccia non devono far sì che si muova il resto del corpo. Vado e torno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, ancora uno, in, es, e appoggio i piedi. Benissimo, sempre da questa posizione continuo a lavorare con le braccia, ma questa volta utilizzo le gambe in questa maniera. Inspiro, porto le braccia per fuori, espiro, si allunga la gamba che deve essere sul prolungamento dell'altra coscia, non è qui e non è qua. Okay, fate attenzione che se la sollevate potreste fare questo movimento, non deve succedere. Quindi, inspiro. Quando le braccia scendono lateralmente, butto fuori, le mani schiacciano l'aria verso i fianchi, quindi l'azione è attiva della muscolatura della schiena e non è solo uno sventolamento di braccia. Ancora, e sto lavorando sempre con la stessa gamba. Cambio gamba, inspiro. La gamba non si distende solamente, ma contraggo bene la muscolatura della coscia, ok? Come se mi avessero tirato la punta del piede, senza farmi venire i crampi nella muscolatura delle dita del piede. Immaginate che il vostro piede voglia toccare un muro che c'è là in fondo. L'ultimo. E là. Ritorniamo in posizione e facciamo un esercizio combinato, ovvero salgo, salgo, braccia, ritorno, scendo e scendo. Fuori l'aria in salita, inspiro, espiro, inspiro e scendo. E fuori l'aria in salita e vado e vado e altra versione, un gradino più pesante, salgo con entrambe le gambe, fate attenzione
a non arcare la schiena quando salite. Consiglio di appoggiare solo e esclusivamente la punta del piede. Braccia lungo il corpo. Inspiro. Inspiro. Se questo esercizio fosse pesante, tornate all'esercizio precedente, oppure partite con i piedi da una superficie sollevata, quindi potrebbe essere un divano, che è anche un po' alto, però staccate semplicemente i piedi. Inspiro. Inspiro. Relax. Fare il ricciolo, il curl up, pensando sempre che il mento, la prima cosa che devo fare è il mento va verso lo sterno, ma senza schiacciare, ok? Sto semplicemente chiudendo la curva. Quando ho chiuso la curva, sollevo la testa, le spalle, mani basse, ritorno. Prima con le spalle, le mani e la testa. Inspiro. Come se le mani volessero toccare il cuore. Espiro. Prima di partire ho sempre attivato il mio cuore. E ci fermiamo. Secondo step, porto le gambe a tavolino. Se la posizione è troppo pesante, tenete una sola gamba, ok? Da questa posizione, ripeto, attivo bene il mio core, inspiro, mento verso il petto, fuori l'aria e ritorno. E e là e là e stop, appoggio. Bene, da qui adesso possiamo lavorare con l'aiuto delle braccia. Allora, ricordo sempre che se in questa posizione io sento tirare il collo, ho tensione, allora posso fare l'esercizio mantenendo queste due dita appoggiate sulla parte posteriore del cranio, ok? Qua il braccio fa la fatica, ok? Ma non il collo, quindi il collo viene sostenuto leggermente dalle dita, non devo trascinarmi, devo soltanto sostenere. Quindi da qui io farò e ritorno. Lo faccio vedere dall'altra parte, che è più visibile. E ritorno. Ok? L'100 si chiama così perché in teoria dovrebbero essere 100 battute di braccia in posizione fissa, in modo che ci sia una contrazione addominale e della muscolatura, non di accorciamento e allungamento, ma statico, ok? Isometrico. Allora, capisco che quando uno parte, pensiero di battere per 100 volte le braccia possa essere pesante. Si possono adottare dei piccoli espedienti, partire con meno battute, generalmente 10 battute delle 100 battute sono circa 10 atti respiratori, quindi è un po', diciamo, ma ideale il numero, ok? Si può partire facendone solo 20, oppure che sono un po' poche, comunque diciamo che a 30-40 ci si arriva tranquillamente, o usando un sistema di alleggerimento, ok? Allora, la posizione principe iniziale dell'100 è semplicemente mento verso petto, come abbiamo fatto prima, sollevo la testa e le spalle, mi posiziono bene, spalle verso il basso e comincio a oscillare, ok? Le braccia oscillano mentre io continuo a inspirare
espirare. Mi raccomando, non state là, ok? Perché io ho sollevato il capo perché ho portato in avanti le spalle, che non vuol dire chiuderle, vuol dire allungare verso i talloni. Il mio addome è tenuto, il mio neutro dovrebbe, sì, è leggermente diminuito, ma non è completamente sparito, quindi io non devo far accasciare la zona lombare, aderire al pavimento, ma si chiude per quello spazio necessario. Questa è la posizione più semplice, ok? Poi la seconda posizione, gambe unite, è questa, coscia contro coscia, e si continua. Io consiglio di fare, se fate proprio tutte le 100 battute, 150 così e 50 così, ok? Terza posizione, questa, cioè il tavolino, ok? E da questa posizione io salgo, ho già una tensione, eseguo, ok? Posizione finale invece è, parto dal tavolino, movimento verso il petto, sollevo la testa e le spalle, allungo le gambe, io generalmente porto in fuori anche le ginocchia leggermente, punte e talloni vicini, che non so se si riesce a vedere, questa è la mia posizione. E va. Adesso eseguiamo degli esercizi in decubito laterale. Come potete vedere, io sono appoggiata sul braccio su un'ipotetica unica linea. Immaginate di essere appoggiati su un cornicione, ok? Perché? Perché voi dovete attivare la muscolatura delle gambe, dell'addome, dei glutei, allungarvi il più possibile per cercare di non dondolare, ok? Di rimanere, cioè, in posizione fissa, e i piedi sono in posizione naturale, quindi non sono né a martello né iperestesi, anche se l'allungamento, diciamo l'estensione del piede, fa sì che tutta la muscolatura si tenga, ok? In questa posizione noi abbiamo sempre il nostro piccolo, diciamo, incavo, perché se io tiro bene il mio addome, indipendentemente dalla mia conformazione fisica, io ho un piccolo movimento qua, cioè quello che mi interessa è che voi non accasciate, cioè se io infilo la mano non devo sentire la mano che si schiaccia, ok? Bene, quindi indipendentemente dal vostro spazio. Allora, da questa posizione io spingo sempre la spalla verso il basso, appoggio il collo e lavoro. Se vedete che fate fatica a tenere la posizione, vi concedo di piegare leggermente la gamba con il ginocchio in avanti, però cercate di sforzarvi di stare in questa posizione. E quindi adesso sollevo la gamba, sollevo il braccio, cerco di sentire la posizione, riporto il braccio verso il basso e inspiro, inspiro, in, up, ancora, 5, 6, 7, 8, ritorno su, piccole circonduzioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, cercate di non dondolare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mantenendo le due cosce parallele, fletto dietro, piede a martello e allungo, fuori l'aria quando fletto e ritorno. Allora, piede a martello e allungo, piede a martello e allungo, piede a martello, allungo, piede a martello e scendo e abbino, 1, 2 e torno, inspiro, fuori l'aria, inspiro, torno, inspiro,
fuori l'aria, inspiro, torno, inspiro, fuori l'aria, inspiro e stop. Da questa posizione adesso salgo, appoggio l'avambraccio, ok? Porto bene il busto in posizione, un piede avanti all'altro, stringo fortemente, sollevo e mantengo. Se questa posizione per voi è eccessiva, potete farlo. Continuo a mantenere tenendo le gambe piegate dietro. Adesso ve lo faccio vedere. Appoggio, fletto le gambe in questa maniera, quindi diminuisco la leva e tengo la posizione. Ok? Ritorno. Porto il braccio in alto, inspiro, espiro, ripetiamo, sono con il braccio in un buco e vado, e 1, 2, 3, non chiudetevi, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e torno. Riappoggio e chiudo. Da questa posizione mi giro, mi preparo per il plank. Ok, allora, gomiti appoggiati esattamente al di sotto delle spalle, ok? Mani una dentro l'altra in modo tale che il pollice sia più o meno all'altezza del naso, quindi non tenete qua il viso e neanche qua, ma all'altezza dei vostri pugni. Questa sarebbe la posizione corretta, ok? Qua, bene? Questo per farvi capire. Da questa posizione porto indietro le ginocchia, ok? Stringo glutei e addome, sollevo e spingo indietro bene i talloni. Non sto qua, non sto qui, mai. Chiudo e sto. E mantengo. Ricordatevi sempre di spingere i talloni indietro. Se vedete che fate fatica, appoggiate le ginocchia e continuate in questa posizione. Questo è molto facilitante. Se ce la fate, andate avanti. Continuate sempre tenendo bene dentro, glutei ben stretti, addome tenuto. Continuate a respirare, scapole aperte e ritorno. Appoggio. E là. Bene, ora questa sequenza la ripetete sull'altro fianco, dall'inizio fino al plank. E quindi adesso sollevo la gamba, sollevo il braccio, cerco di sentire la posizione, riporto il braccio verso il basso e inspiro, inspiro, in, up, ancora, 5, 6, 7, 8, ritorno su, piccole circonduzioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, cercate di non dondolare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mantenendo le due cosce parallele, fletto dietro, piede a martello e allungo, fuori l'aria quando fletto e ritorno, allora piede a martello e allungo, piede a martello e allungo, piede a martello, allungo, piede a martello e scendo e abbino, 1, 2 e torno, inspiro, fuori l'aria, inspiro, torno, inspiro, fuori l'aria, inspiro, torno, inspiro, fuori l'aria, inspiro e stop. Da questa posizione adesso
salgo, appoggio l'avambraccio, ok? Porto bene il busto in posizione, un piede avanti all'altro, stringo fortemente, sollevo e mantengo. Se questa posizione per voi è eccessiva, potete farlo. Continuo a mantenere tenendo le gambe piegate dietro. Adesso ve lo faccio vedere. Appoggio, fletto le gambe in questa maniera, quindi diminuisco la leva e tengo la posizione. Ok? Ritorno. Porto il braccio in alto, inspiro, espiro. Ripetiamo. Sono con il braccio in un buco e vado e 1, 2, 3, non chiudetevi, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e torno, riappoggio e chiudo. Allungo la schiena, inspiro profondamente, scendo soltanto con la testa prima, poi chiudo in avanti il busto, rilascio le braccia e il capo. Potete tenere le braccia all'interno come potete tenere le braccia all'esterno, spero che mi abbiate sentito, ok? Io amo tenerle qua, va bene? Rilasciate sempre il capo. Srotolo lentamente la schiena, la riporto verso l'alto, distendo le gambe, controllo sempre gli ischidi, averli appoggiati per bene, porto le braccia in alto, inspiro, allungo la schiena dentro l'addome, fuori l'aria, rilasso le spalle, continuo con lo sguardo però verso il pavimento, non portate le spalle avanti, lasciatele sempre in posizione naturale. Non aggrappatevi, non tirate, non state in queste posizioni per cortesia, piuttosto state qua, se non ci arrivate va bene lo stesso, ma cercate sempre di avvicinare l'addome alle cosce e di rilasciare il più possibile le braccia. Dove arrivate, arrivate. È una lunga catena che parte dal tallone, passa dietro, sale, arrivando fino alla testa. A seconda di dove siete più rigidi sentirete maggiormente lavorare. C'è chi lo sentirà qua, c'è chi lo sentirà maggiormente qui o nei polpacci, c'è chi lo sentirà nel collo. Man mano che state nella posizione, il vostro corpo si abitua alla posizione e sentirete che scendete sempre di più. Svuotate sempre l'addome, non tenetelo gonfio, dovete sempre lavorare con il petto e non con la pancia. Risalgo, inspiro nuovamente, ritorno, scendo, risalgo, porto le mani avanti, mi distendo, allungo un pochino la zona lombare da questa posizione. Schiaccio la zona lombare sul pavimento tirando ben dentro l'ombelico. Da qui distendo la gamba perpendicolare se ce la faccio, altrimenti dove riesco ad arrivare? Tengo il piede a martello come se qualcuno si fosse seduto sopra il mio piede. Se non riuscite a stendere la gamba dove riuscite ad arrivare va bene. Braccio opposto sollevato. Spingo la spalla verso il pavimento, quindi faccio aderire la scapola al pavimento, fletto la mano come se qualcuno mi stesse spingendo qua, ok? Se ve lo sto facendo vedere da questo lato, ok? Mantengo la posizione, la zona lombare si estende molto, si scarica la zona della spalla, ok? Allungamento anche della parte posteriore. Torno con il braccio. Porto l'altra gamba, ok, l'altro braccio, spingo la spalla verso il pavimento, fletto
e mantengo. Vedete, io ho spinto proprio in basso la spalla e la scapola la faccio aderire al pavimento. Se fate fatica a tenere su questa gamba, vi potete leggermente aiutare con la mano, ma non tiratela e non sollevate le natiche. Le natiche devono stare a terra. E come ho detto prima, se fate fatica a tenere questa posizione e state qua, è perché il vostro dorso probabilmente non ve lo permette, utilizzate un piccolo aiuto sotto la testa. Io ho una scarpa, lì adesso non posso prenderla, però per dire lo spessore di un piccolo cuscino. Sono circa 30-35 secondi per parte e ritorno. Ok, da questa posizione adesso salgo con una gamba morbida, morbida, quindi non importa che sia estesa, prendo con le mani la parte posteriore della coscia, non dal ginocchio, fletto bene il ginocchio verso il petto senza sollevare sempre le natiche, rimango lì, tutto quello che posso. Quando sono in questa posizione cerco di estendere il più possibile la gamba senza allontanarla, quindi se da qua, tirando appena appena la gamba, io sento già tutta la parte posteriore dal gluteo verso il ginocchio tirare, va bene lo stesso, non deve tirare nella zona del ginocchio, ok? Là non mi interessa e poi a questo punto io distendo l'altra gamba. Ritorno, ripeto sull'altro lato, prendo l'altra gamba, la tiro verso di me, ok, distendo la gamba fin dove posso, mi aiuto con le braccia, sempre le spalle basse, ok, estendo l'altra gamba. Bene, raccolgo nuovamente, prendo con le mani sotto le ginocchia e sfruttando il peso del mio corpo, scivolo su un lato, divarico tutto quello che posso e vado dall'altra parte. Questo so che è un esercizio che piace molto, lo potete fare tante volte. Centro, appoggio, porto le gambe a farfallina e in questa posizione la posizione del mio bacino ruota, ok? Non riesco a stare su, ruota inequivocabilmente. Cercate di rilasciare lentamente l'interno della vostra coscia, a forza di stare nella posizione, bastano pochi secondi, ci si abitua alla posizione della coscia e si allenta la muscolatura. Se riuscite portate anche le braccia in alto, rilasciate le braccia, non dovete accentuare la curva per via dell'accentuamento diciamo della zona dorsale, cercate di lasciare le braccia rilassate il più possibile, inspirate sempre col torace ed espirate, mai con la pancia, quindi inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, ritorno con le braccia, chiudo le gambe, mi giro su un fianco, appoggio la mano, mi sollevo lentamente. Aspettate qualche minuto, magari lentamente, prima di alzarvi. Spero che vi sia piaciuta anche quest'altra lezione. Sfruttate i vari blocchi, li potete utilizzare quando volete anche mescolandoli. L'importante è sempre prima il riscaldamento e l'allungamento e il rilassamento finale.
In mezzo potete anche variarli. Ciao!